Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo l'Avatar HD NanoKit V3, sistema video digitale per visori WalkSnail. Se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. In questo video vedremo come collegare e configurare questo kit, ma prima facciamo un veloce unboxing e vediamo le specifiche tecniche. All'interno della confezione abbiamo il kit composto da videocamere VTX, poi abbiamo un'antenna, un cavo USB, una bustina con viti accessori ed un manuale di istruzioni. L'antenna è di tipo omnidirezionale LHCP e il connettore è un IPEX. La lunghezza totale del cavo è di 9 cm, mentre questa parte rigida è lunga 3 cm. Per quanto riguarda gli accessori, abbiamo viti e rondelle M2 più un adattatore cam per il formato micro. Il manuale è in inglese e ci dà tutte le informazioni necessarie per collegare al meglio la VTX. Comunque più avanti nella recensione vedremo nel dettaglio come fare. Passiamo ora al kit Nano V3, che come possiamo vedere comprende VTX e videocamere FPV già collegate tra loro. Il cavo coassiale è ben protetto da questa guaina che risulta molto bella esteticamente e anche piuttosto morbida, quindi non avremo problemi a sistemarla anche nelle build più compatte. Tuttavia fate attenzione perché la guaina è molto sensibile al calore, quindi se ci appoggiate per sbaglio alla punta del saldatore rischiate di rovinarla. La lunghezza totale del cavo è di 12 cm. La videocamera misura 14x14 mm, il formato quindi è nano. In dotazione comunque ci viene fornito questo adattatore per il formato micro. Vediamo ora le specifiche della videocamera FPV. Il sensore è un 4 megapixel da 1 su 3.2 pollici. Possiamo scegliere il rapporto tra 4 terzi, che è il formato nativo, o 16 noni. Le risoluzioni supportate sono 1080p a 60fps, 720p a 120fps e 720p a 60fps. La lente è da 2.1 mm. Il FOV è di 160 gradi. Passando alla videotrasmittente possiamo notare che all'interno di questo case in metallo che aiuta a dissipare il calore e la protegge dagli urti. Le dimensioni sono piuttosto compatte, infatti parliamo di un quadrato di 31.5 x 31.5 mm. Lo spessore massimo invece è di 9.5 mm. Per quanto riguarda i fori di fissaggio possiamo scegliere tra 25x25 M2 e 20x20 M3. Se vogliamo usare i fori M2 utilizziamo le viti lunghe che ci vengono fornite in dotazione, basterà sostituirle a quelle che già ci sono. I fori M3 invece sono filettati, questo perché la VTX è pensata per essere posizionata sopra uno stack 20x20. Questa che vedete in effetti è la parte inferiore perché la VTX deve essere messa in questo modo. Sopra infatti abbiamo i cavi per il collegamento all'FC e questa porta per collegare il cavo USB. Il collegamento USB serve sia per l'aggiornamento firmware sia per accedere alla memoria interna della VTX. La memoria è di ben 32 GB, quindi più che sufficiente a registrare svariate sessioni di volo. Sotto questa piastra abbiamo il connettore IPEX per l'antenna, per trovarlo basterà rimuovere queste due viti. Una volta sistemata l'antenna inseriamo nuovamente la piastra di fissaggio. Per quanto riguarda la connessione al flight controller possiamo usare questo schema, collegando alimentazione, terra, RX e TX. Facciamo attenzione perché la tensione massima supportata è di 13 V, a tal proposito quindi vi suggerisco di utilizzare un back integrato nel flight controller. Il metodo più semplice per i collegamenti è sfruttare un back dedicato ai sistemi in digitale, tuttavia di solito hanno un ingresso a 6 pin, mentre questo connettore è da 4 pin. Fate quindi molta attenzione e verificate bene che tutti i cavi siano posizionati in modo corretto, perché se sbagliate rischiate seriamente di bruciare la VTX. In alternativa potete tagliare il connettore e saldare i cavi direttamente sul flight controller, come sempre ricordate che l'RX della VTX va sul TX del flight controller e il TX della VTX va sull'RX del flight controller. Ora passiamo a Betaflight per configurare la VTX. Per iniziare vado in port e attivo configurazione MSP in corrispondenza della UART dove ho collegato la VTX, nel mio caso la UART 3.
Sempre nella stessa riga vado in periferiche e attivo VTX MSP più DisplayPort. Quindi clicco su Save and Reboot. Su versioni precedenti a Betaflight 4.4 l'opzione VTX MSP più DisplayPort non è presente. In questo caso usiamo il metodo CanvasMod per configurare la VTX. Se serve ho realizzato un tutorial molto completo dove spiego tutti i passaggi da fare per configurare in questo modo, che è valido anche per configurare l'Avatar Nano HD V3. Trovate questo tutorial in descrizione. Per quanto riguarda il tab VTX, non c'è nulla da configurare e deve rimanere esattamente come lo vedete in questa schermata. Passiamo ora all'OSD, per prima cosa assicuratevi che sia attivato nella pagina configurazione. Poi sul tab OSD sistemo tutti i valori come faccio di solito. Su Betaflight abbiamo finito, possiamo uscire. Per quanto riguarda l'aggiornamento, in questa pagina trovate tutti i firmware Walksnail, sia per le VTX che per i visori. C'è da dire però che la VTX Avatar HD Nano V3 arriva già con l'ultima versione disponibile, la 34.40.15. Per questo motivo quindi non è necessario procedere con l'aggiornamento. In ogni caso vi consiglio di aggiungere questa pagina nei preferiti e ritornarci ogni tanto per vedere se è uscito qualcosa di nuovo. Se invece state guardando questo video e nel mentre è uscito un nuovo firmware, potete vedere il mio tutorial su come aggiornare le VTX Walksnail, ve lo lascio linkato in descrizione. Adesso è venuto il momento di bindare la VTX. Io userò il modulo VRX, ma i passaggi sono uguali a quelli del visore Walksnail. Dopo aver alimentato visori e VTX, faccio una veloce pressione prima al tasto bind della VTX e poi al tasto bind dei visori. LED verde, il bind è andato a buon fine. Perfetto, a questo punto non mi rimane che montare la VTX su un quad e procedere per un test di volo. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali e devo dire che questo kit Avatar Nano V3 si è rivelato molto interessante. Le dimensioni contenute della VTX la rendono ideale per le build più compatte, come ad esempio i droni racing, ma anche più piccoli come CineWhoop da 3.5 o 2.5 pollici. Tuttavia potete valutare questa VTX anche per droni freestyle, nell'ottica di tenere basso il peso globale della build. I 500 mW massimi limitano leggermente la VTX in quelle situazioni dove sia richiesto un po' più di range o penetrazione. In ogni caso comunque 500 mW garantiscono una potenza più che sufficiente nella maggior parte degli utilizzi. Per quanto riguarda la qualità della videocamera devo dire che si attesta su ottimi livelli. I colori sono molto belli e il menu ci mette a disposizione tutta una serie di modifiche per migliorare ulteriormente la qualità video, come ad esempio il bilanciamento dei bianchi. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video. Non dimenticate anche di seguirmi su Twitch, il link è in descrizione.